Aveva una concessione demaniale di 200 metri quadrati, ma ne occupava 5.000 e si era trasformato in un ristorante. Sotto sequestro un trabucco, denunciato il responsabile. Tre pusher beccati dai carabinieri Pentri sono stati trovati in possesso di decine di dosi di droga destinate dalla Campania al mercato Isernino. Alcuni consiglieri ed assessori al comune di Campobasso guardano al nuovo segretario nazionale del Partito Democratico, sostenendo Michele Emiliano alle primarie. Incontro tra presidente del Consiglio regionale Cotugno ed Assostampa Molise per discutere della crisi dell'editoria, garantito impegno per superare alcuni problemi. Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Un vecchio trabucco divenuto un ristorante è stato sequestrato dai finanzieri del reparto operativo aeronavale di Termoli durante un controllo sull'uso di aree e beni appartenenti al pubblico demanio. La struttura, situata in una insenatura della foce del Biferno tra Termoli e Campomarino, occupa 5.000 metri quadri, di cui solo 200 regolari. Una costruzione realizzata dunque abusivamente, senza le dovute autorizzazioni. Dopo l'intervento degli uomini del RON, coadiuvati tecnicamente dagli ispettori dell'Agenzia del Demanio, è scattata anche la denuncia all'autorità giudiziaria di Larino del responsabile. Tre pusher in trappola nella provincia di Isernia, nuova operazione dei carabinieri Pentri che hanno anche sequestrato decine di dosi di hashish e marijuana. Ancora un'operazione antidroga nella provincia di Isernia, questa volta a finire nei guai un 25enne del posto, un 35enne di Venafro ed un 28enne campano. Il primo è stato fermato dai carabinieri nel centro cittadino e trovato in possesso di un involucro contenente i dosi di hashish occultato in un pacchetto di sigarette. Il 35enne invece è stato bloccato a Venafro durante un controllo alla circolazione stradale. All'interno della sua auto i militari della locale compagnia hanno rinvenuto una busta di celofan contenente oltre 30 grammi di marijuana destinati all'attività di spaccio. Denunciato infine un 28enne della provincia di Napoli. È stato fermato a Sesto Campano, al confine di un comune del Casertano. A bordo del mezzo sul quale viaggiava sono stati scoperti degli involucri contenenti hashish e marijuana, droga acquistata nelle piazze di spaccio del napoletano e destinata ad acquirenti di Isernia, come è emerso dalle indagini. Per estorsione continuata ai danni di un sacerdote della provincia di Isernia, nella rete della polizia sono finite tre persone residenti nel napoletano, una 51enne ed una 28enne, oltre che un uomo di 64 anni. Fino all'agosto del 2015 una delle donne aveva frequentato il religioso per un'assistenza spirituale, ricevendo dallo stesso anche periodiche somme di denaro per la situazione economica difficile in cui si trovava. Conclusosi il rapporto, non rassegnandosi alla perdita delle entrate finanziarie, la 51enne aveva iniziato a ricattare il prelato con l'aiuto della nuora e di un amico. Messaggi e telefonate in cui si minacciava il sacerdote, che esasperato ha denunciato i fatti alla polizia. Per la 51enne, dopo le indagini, sono scattati gli arresti domiciliari. Conferenza stampa di alcuni consiglieri ed assessori del comune di Campobasso, che nella scelta del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico sostengono le primarie e la candidatura del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Alcuni consiglieri comunali di Campobasso, insieme finora ai due assessori Alessandra Salvatore e Stefano Ramundo, hanno pubblicamente comunicato ai cittadini che in occasione delle primarie del Partito Democratico per individuare il nuovo segretario nazionale, tutti loro sosterranno la candidatura di Michele Emiliano, attuale presidente della Regione Puglia. Abbiamo a riguardo ascoltato il capogruppo del PD al Comune di Campobasso, Giose Trivisonno. Il partito PD farà le primarie il 30 aprile e il gruppo PD, consiglieri comunali qui a Campobasso e gli assessori, alcuni di noi aderiranno appunto alla proposta di Emiliano, che ci convince in vista delle primarie, ci convince la sua piattaforma, i suoi contenuti, e saremo a suo fianco da lunedì 13 qui a Campobasso alla sala consigliare del comune di Campobasso e poi durante tutta la campagna elettorale per sostenere le ragioni di Michele Emiliano come candidato segretario nazionale del Partito Democratico. Noi siamo il Partito Democratico,
Democratico è un aggettivo, cioè dove si discute attraverso i sistemi democratici, appunto, non abbiamo capi e padroni, e sia le primarie nazionali che, come siamo convinti, anche a quelle regionali saranno il momento per portare dei contenuti, per portare un taglio diverso programmatico, per vedere cosa non è andato e cosa può, magari è andato meglio nell'amministrazione regionale, e comunque per rilanciare il Partito Democratico come luogo dove si può veramente confrontarsi. Che cosa vi è piaciuto del percorso prospettato da Emiliano? Ma Emiliano, proprio ieri tra l'altro, ha parlato di un Partito Democratico diverso, non è uno slogan, più vicino alla gente e meno alle banche, più vicino ai problemi dei cittadini, meno magari a quelli come si dice, dei poteri forti, chiamati così, ma soprattutto noi qui da Campobasso, lunedì, ricordo l'invito, lunedì alle 6 in sala consiliare, partiremo da un tema fondamentale, che forse è il tema che può rilanciare l'Italia, tutta l'economia, il Sud Italia. Forse esiste una questione meridionale, troppi giovani che non trovano qui lavoro e che sono costretti ad andare via, e un presidente della Regione Puglia può farsi carico di queste problematiche in tutta, voglio dire, il panorama nazionale. Questo è molto importante per noi. Una delegazione dell'associazione Assostampa Molise ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Vincenzo Cotugno per discutere del settore dell'editoria colpito da una crisi devastante a causa del crollo delle pubblicità e delle vendite, nonché dell'assenza di sostegni pubblici. La legge nazionale 448 per le TV locali infatti dal 2014 non prevede più fondi, mentre l'applicazione della legge regionale 11/2015 è di fatto bloccata da controversie burocratiche di difficile soluzione. Tutto ciò ha provocato una forte contrazione dell'occupazione destinata ad acuirsi. Il presidente Cotugno, preso atto della disamina, ha garantito il massimo impegno per superare nel più breve tempo possibile problemi a livello legislativo, auspicando la piena convergenza di tutte le forze politiche. Cambiamo argomento. Il sindacato della Polizia Penitenziaria aveva lo scorso anno predisposto e raccolto le firme per una specifica proposta di legge di iniziativa popolare che tutelasse la salute dei cittadini. Una proposta ancora oggi ferma al Senato, ma che con qualche cambiamento i promotori vogliono ripresentare. Felice Di Donato è uno dei 15 firmatari di una proposta di legge di iniziativa popolare che era stata voluta dal sindacato della Polizia Penitenziaria, che aveva raccolto l'attenzione e la firma di 2.300.000 persone e che oggi è ferma al Senato. Riguardava la sicurezza dei cittadini ed oggi che le loro case e le loro vite sono continuamente minacciate, c'è la necessità di riproporla, seppure con qualche lieve cambiamento. C'è questa vacatio sulla legge, c'è questa assenza praticamente nell'intervenire nelle aule deputate praticamente alle leggi, e quindi noi con questa iniziativa vogliamo stimolare i nostri parlamentari affinché una volta per tutte si dedichino praticamente al riequilibrio di questa legge e far sì che ci sia una spinta popolare notevole, perché avendo già raccolto circa 2.300.000 firme e adesso con questa ulteriore raccolta che ci sarà per andare a specificare un po' meglio l'articolo 614, il 55 e il 52 del codice di procedura penale, noi abbiamo la possibilità di informare ulteriormente i cittadini e dire: cari concittadini italiani, dobbiamo una volta per tutte praticamente discutere questa legge e discuterla in modo tale da dare il giusto equilibrio praticamente a quelle che sono questa, come posso dire, questo modo di fare un pochettino ondivago, anche perché quello che è successo nell'ultimo periodo, al di là delle cronache, è un fatto molto importante, cioè c'è la possibilità una volta per tutte di ridefinire praticamente i termini di questa legge, riequilibrare e far sì che i poveri cittadini che vengono aggrediti nei propri domicili poi non diventano praticamente non solo delle vittime, ma devono risarcire coloro i quali poi violano il proprio domicilio. Quindi l'aumento delle pene è un andato importante e questo potrebbe essere un deterrente molto importante, quindi non è una legge populista o praticamente che viene anche da, come posso dire, anche dalle ultime cronache da oltreoceano. Assolutamente no, non dobbiamo trasformare in neosceriffi, non ci abbiamo bisogno di questo. Bisogna riequilibrare un pochettino questa legge che è un pochettino, come posso dire, pende verso la parte di coloro che poi vengono ad aggredirci nelle nostre case.
No all'assistenzialismo alle regioni del Mezzogiorno, sì alla crescita comune di tutta la nazione. Il movimento politico Noi con Salvini ha tracciato in Molise le linee guida della politica locale. Luigi Mazzuto, Salvini Premier, idee, cuore e coraggio. Assolutamente sì, anche perché i sogni hanno bisogno di essere alimentati, di essere, come dire, inseguiti dalla passione. Ci stiamo mettendo passione e crediamo che possa essere questo un sogno realizzabile, viste le cose come vanno in Italia, come stanno andando altrove, insomma, che non hanno funzionato fino ad oggi. Finalmente qualcuno che parla a favore dei problemi dei cittadini, della gente. E noi l'azione che stiamo facendo e quindi la passione che ci stiamo mettendo è quella di mettere insieme nord e sud, insomma, superando quello che poteva essere, come dire, un retaggio del passato, insomma, che oggi non ha più motivo di esistere. Oggi presentazioni ufficiali di quelli che sono i quadri del partito. Sì, non siamo ancora al completo, però mi fa piacere presentarli alla stampa, ai cittadini molisani, perché è un movimento questo che sta camminando, che sta andando avanti e in una lenta e inesorabile crescita, e spero che anche l'iniezione dei nuovi, voglio dire, che, e quindi anche dei nuovi dirigenti, possa contribuire alla causa e quindi portarci ancora, voglio dire, più consensi, nuovi consensi, in vista di quelli che sono gli appuntamenti futuri, insomma, che ci aspettano, oltre alle politiche nazionali, le regionali anche, e quindi tutta una serie di situazioni che dobbiamo mettere a punto. Ecco, in una terra che notoriamente non è leghista, come si inserisce il movimento di Salvini? Ma il movimento di Salvini è attaccato al territorio, così come lo è la Lega, dove è nata, dove è sorta, per i motivi per cui, voglio dire, storici, no, insomma, della Lega stessa. Per cui io credo che ci sono delle ragioni comuni oggi, anche perché le ragioni comuni ci dicono che gli interessi di un territorio sono gli interessi dell'Italia, un paese intero oggi, che non può essere divisa e che non può vedere, voglio dire, posizioni diversificate sul territorio. Salvini sta facendo una grossa opera, soprattutto all'interno della Lega, ed è quella di modificarla nei contenuti. Poi, voglio dire, i congressi sanciranno anche altri passaggi, insomma, voglio dire. Ma oggi di fatto c'è che, ecco, il sud, il centro-sud, è la seconda costola di Salvini, che ha avuto l'intuito di mettere insieme, di far partire, perché sa bene che per vincere le elezioni in questo paese serve anche il meridione d'Italia. Noi diciamo di più. Le elezioni le vogliamo far vincere a Salvini, le vogliamo perché le vogliamo vincere noi e vogliamo partecipare attivamente, non con l'assistenzialismo, così come è stato abituato il Meridione o così come è stato tracciato e etichettato, ma vogliamo partecipare attivamente alle scelte politiche e programmatiche del governo per questo Paese. Questo pomeriggio alle 17.30 alla Biblioteca Preziosi di Riccia un incontro per discutere di violenza sulle donne, tra gli interventi quello dell'ex procuratore capo presso il Tribunale di Larino, Nicola Magrone. Interessante protocollo di intesa tra la Confesercenti del Molise e l'Unione delle Proloco Molisane. L'iniziativa per promuovere il turismo in regione e far conoscere una terra che tanto può dare all'economia e alla diffusione della cultura. Da sempre se ne parla. Il turismo può essere una importante opportunità per il Molise, per farsi conoscere ed apprezzare e per creare delle possibilità significative, aiutando l'economia a sopravvivere e svilupparsi e intervenire offrendo lavoro alle giovani generazioni. Ne parla il direttore regionale della Confesercenti del Molise, Graziano D'Agostino, che ha sottoscritto per promuovere le attività turistiche in regione un vero e proprio protocollo d'intesa con il presidente regionale dell'Unione delle Proloco Molisane, Angelo Primiani. Noi abbiamo stimolato questo protocollo d'intesa con l'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, perché riteniamo che le Proloco sono attori importanti per lo sviluppo turistico nella nostra regione e in tutta Italia. Sul turismo noi ci puntiamo molto, perché il turismo è l'ancora di salvezza dell'economia della nostra regione. Rimetterebbe in moto
tutta la filiera produttiva della regione, dall'enogastronomia alle piccole attività commerciali, e quel turismo, chiediamo molto lo sviluppo di un turismo diciamo particolare, di nicchia, perché la nostra regione con le proprie peculiarità, noi abbiamo un mare bellissimo, abbiamo le montagne bellissime, abbiamo delle tradizioni culturali e storiche bellissime, dei siti bellissimi come l'archeologia. Senta, si spendono tantissimi soldi, le regioni, le istituzioni hanno, si può dire, investito sul turismo, ma il ricavato è sempre molto minimo. Ma io non direi che la regione ha investito molto sul turismo, ha investito probabilmente con degli spot in particolari manifestazioni, vedi la BIT a Milano, c'è un investimento abbastanza corposo da parte della regione, ma non vuol dire investire sul turismo in questa maniera, cioè non porta da nessuna parte, un investimento che rimane quel giorno, quella settimana o quei 15 giorni alla BIT di Milano. Investire sul turismo vuol dire creare delle strutture, delle infrastrutture, far sì che il turista viene in Molise e può starci 365 giorni all'anno. Dalla Champagne alla denominazione di origine controllata e garantita, questo è il titolo dato al convegno di oggi pomeriggio a Ferrazzano, ideato da Antonio D'Ambrosio per raccontare meglio la Tintinia e alcuni usi popolari. L'usuale costume per il popolo, soprattutto contadino, di annacquare il vino e consumarlo in alcuni periodi dell'anno in attesa di quello nuovo, è al centro di un convegno che Antonio D'Ambrosio, che è ottimo divulgatore di pratiche e culture enogastronomiche, ha voluto proporre oggi pomeriggio dalle 17 al Palazzo Chiarulli di Ferrazzano. Il titolo è di quelli davvero interessanti, dalla Champagne alla denominazione di origine controllata e garantita. Parliamo di Tintilia, naturalmente. L'iniziativa vuol mettere in evidenza questa storia, questa tradizione che è Campobasso, Ferrazzano e Mirabella in particolare, poi spiegherò il motivo perché questa zona, questo vino ha avuto un suo ruolo, si chiama la Champagne. Un nome dato dai contadini, in pratica è un vino secondario ricavato dopo la spremitura delle vinacce, e si fa una seconda spremitura e si aggiunge dell'acqua e si riequilibra il vino, quindi riprende una piccola fermentazione ed era il vino che veniva usato da quando si vendemmiava al periodo che diventava vino, San Martino, ogni mosto diventa vino. Questo lasso di tempo i contadini non avevano più il vino vecchio, usavano bere per il lavoro della campagna, usavano bere quest'altro vino. E siccome in questa zona è vocata per la Tintilia, quel vino così corposo, così pieno di gradi, zuccherini, è anche, come dire, forte in qualche maniera, gli dava l'aggiunta dell'acqua, gli dava una varietà, gli dava una particolarità, la particolarità che veniva anche un po' frizzante. E allora la fantasia e un po' di humor anche di contadino dice: questa è una champagne, e quindi venne la champagne. La sfida è questa che lanciamo, dalla champagne al Doc G. Quindi un percorso storico di ricerca, ma che guarda al futuro per i nuovi investimenti in agricoltura, nel settore dell'agricoltura, per questo territorio, Campobasso, Ferrazzano e Mirabello. Progetto Martina, il nuovo ciclo di incontri riservati agli studenti in Basso Molise, prenderà il via domattina all'Istituto Tecnico Agrario San Pardo. Il progetto dell'IONS affronta come campagna di prevenzione medica le patologie tumorali. Nelle settimane successive ci saranno appuntamenti con gli studenti di Santa Croce di Maiano e di Guglionesi. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Cielo parzialmente nuvoloso dalla sera sul Molise. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 4 gradi a Campobasso e la massima di 16 ad Isernia.
Ventilazione settentrionale, mosso il medio Adriatico. Domattina sulla regione iniziali condizioni di cielo coperto, valori atmosferici in flessione, venti da nord. Fine settimana all'insegna del divertimento e della pratica sportiva senza gli eccessi dell'agonismo. In Molise si svolgerà la festa del giovane calciatore. Una palla che rotola, una rete segnata, un rigore calciato, il tuffo del portiere per intercettare la sfera. Gesti semplici e quotidiani che fanno sognare a tutte le latitudini. L'edizione invernale della festa del giovane calciatore del Molise, riservata alle categorie piccoli amici e primi calci, si svolgerà quest'anno a Termoli e Campobasso. La prima manifestazione ludica si terrà domani pomeriggio a partire dalle ore 15 al Pala Sabetta della città adriatica, mentre la mattina successiva i piccoli calciatori scenderanno in campo sul parquet del palazzetto dell'Ateneo di Campobasso in via Manzoni. I partecipanti attesi sono oltre 400 e si affronteranno in mini incontri di calcio 5 contro 5 su campi di dimensioni ridotte, né vincitori né vinti al termine delle gare, perché a trionfare saranno tutti. La festa del giovane calciatore, come sempre, è organizzata dal settore giovanile e scolastico della FIGC. Si è svolta a Campobasso la seconda prova del torneo regionale giovanile seniores e veterani di tennis tavolo. L'evento ha visto oltre 40 pongisti che hanno dato vita ad incontri altamente spettacolari. I vincitori nelle categorie, vediamo quali: nel singolo giovanissimi Antonio Savastano, dello slalom Petrella, nel singolo ragazzi per la stessa società Damiano Ruscitto Marinelli, nel singolo ragazze Chiara Manfredi Selvaggi dell'Universal Gym Center Isernia, nel singolo allievi William Ferrante, ancora slalom Petrella, nella categoria junior maschile Francesco Romagnolo dell'Isernia, nel singolo femminile junior Adriana Ruscitto Marinelli dello slalom, nel singolo maschile seniores Damiano Terzilli dell'Universal Gym Center. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.